Mario Ponti, ormai lo conoscete perché tutte le partite prima del Genoa vi racconta come giocano gli avversari del Genoa e non ne sbaglia neanche una da questo punto di vista, ma oggi è una giornata particolare, c'è il derby, non gli chiediamo di Sampdoria. Che cos'è per Mario Ponti il derby? Ma per me tifoso genuano il derby è la partita della vita, i giocatori lo dicono tutti, per noi genuani è quello che sentiamo di più, ecco. Io ho avuto esperienza a livello giovanile e quando c'era il derby cominciavo a pensarci un mese prima. Ho avuto anche la fortuna in qualche partita del giovanile, io gol ne ho sempre fatti pochi, però contro la Sampdoria erano, quei pochi erano contro la Sampdoria. Cosa gli consigli tatticamente a Mandolini per questo derby? Ah, io penso che a Mandolini non bisogna insegnargli niente, come non bisognava insegnare niente a Juric, niente a quegli allenatori lì, ecco, perché sanno benissimo loro cosa fare, hanno sott'occhio i giocatori che prima, per 15 giorni, una settimana prima della partita, quindi sanno benissimo cosa possono dare e cosa possono ricevere. Mario, qualche cabala prima del derby? Oppure conosci persone che fanno cabala e cosa fanno? No, io e la mia compagna andremo a vedere il derby, mettiamo gli stessi cappelli, le stesse sciarpe. E portano bene? Sì, portano bene. Ti posso dire una cosa, che noi contro il Crotone e contro il Sassuolo non c'eravamo. Buon calcio a tutti. Buon calcio a tutti.